esattamente nel modo in cui me lo spiegava il mio vecchio, per quanto magari quando lui faceva questo tentativo di insegnarmi qualche cosa, io da adolescente anche un po' ribelle, facevo spallucce, dicevo lo so, poi facevo il contrario apposta di proposito, no? Però effettivamente è anche ciò che mi regala speranza, perché se così tanto è passato, in verità, nonostante tutta la frustrazione che posso avergli inflitto col mio comportamento da adolescente, appunto, è ciò che magari spero possa accadere anche tra me e mio figlio. Però mio papà è un po' la persona che mi ha sempre stimolato ad essere curioso, poi lui era di una simpatia travolgente, per cui, quasi offuscava la saggezza contenuta nei consigli che mi ha passato con la sua grande simpatia. E mi diceva sempre questa cosa qui: te Sandrino, ricordati di girare la testa e guardare gli altri, perché si può imparare da qualcosa da tutti. Poi chi copia piglia 5, però è un buon punto di partenza. Ed è verissima sta roba qua, perché se tu sai imparare, raccogliere se vuoi idealmente il testimone da chi è magari già arrivato sin lì, non c'è niente di male nel momento in cui tu utilizzi quel punto di partenza, quella piattaforma per poi mettere la tua creatività, la tua fantasia, il tuo ingegno per andare oltre. Voglio dire, se così non fosse saremmo ancora a giocare a patto, tenendomi anche i diritti di ripubblicazione di questa cosa, ma questo è secondario, perché poi, come spesso accade, quando ti metti a scrivere ti vengono fuori delle cose che scopri essere interessanti soltanto nel momento in cui tu stesso le vai a rileggere, perché sono cose che evidentemente avevi dentro, magari che hanno molto a che vedere con gli insegnamenti che ti sono arrivati dai tuoi genitori, con gli stimoli positivi che ti sono giunti da ciò che stava a bordo strada nel percorso di vita che puoi aver fatto. Ed è veramente interessante, è una cosa bellissima, è stata davvero una scoperta, per cui a fine di questo percorso che è durato un anno abbiamo confezionato tutti questi articoli in un volume, spiegandoli meglio con un lungo capitolo d'apertura, con diciamo separandoli anche per argomenti, perché poi come spesso accade tu finisci per parlare di cose che ti stanno a cuore. Io ho parlato molto di passione, di curiosità, di tante cose diverse, anche delle debolezze delle quali ognuno di noi nel corso della vita prima o poi si rende protagonista, e che in ambito sportivo sono evidentemente molto più evidenti, perché accadono magari proprio nella gara che stanno guardando tutti, in mondovisione, eccetera eccetera, per cui da aneddoti che hanno evidentemente molto a che vedere con lo sport, io ho fatto questo percorso di analisi ed è, come detto, stata una cosa, è un luogo meraviglioso l'Isola d'Elba. Io me ne sono innamorato, ma il fatto stesso che siate qui a farmi compagnia vuol dire che questo è un pensiero condiviso, insomma è un luogo davvero magico, dove peraltro chi oltre ad amare la natura ama anche praticare sport all'aria aperta, beh, l'isola è una palestra a cielo aperto. Io vado con la mia handbike più o meno su tutti i percorsi, ormai li conosco abbastanza bene. Lo scorso maggio ho avuto anche il piacere di essere ospitato qua assieme ad alcuni compagni della Nazionale Paraciclistica Italiana, ed è stato davvero bellissimo far scoprire appunto ai miei compagni quanto bello e quanto efficace è anche allenarsi sulle strade dell'isola, che peraltro, godendo di un clima anche particolarmente mite durante l'inverno, insomma le strade rimangono comunque sempre in ottimo stato e le buche danno fastidio in macchina, per cui provate a immaginare in bicicletta, ecco, insomma è un luogo bellissimo, in particolare Porto Azzurro. Io sono molto legato a questo paese, che ha un'atmosfera davvero speciale, e in più anche dalla costa è anche più facile da raggiungere, per cui è veramente tutto perfetto. Ho avuto la fortuna di fare tante cose nella vita, anzi credetemi, questo è il vero privilegio, perché in fondo sì, ho fatto parte di alcune cose che a persone così guardandole possono anche giudicarle eccezionali, ma è la quantità di cose diverse che io sono riuscito a infilare in questi primi 50 anni di vita la cosa davvero sorprendente. Se qualcuno un po' di tempo fa mi avesse detto tu andrai a fare le Olimpiadi, gli avrei detto ma cosa ti sei fumato, io faccio il pilota automobilistico. Invece ci sono andato ancora una volta a dimostrazione che, siccome la vita più fantasia di noi, quando fa delle scelte per te, beh, prova a cavalcarle, magari ci viene fuori qualche cosa di buono.
Ed è anche un po' quello che racconto ai ragazzi quando mi capita di andare nelle scuole a parlare loro, perché poi questi ti guardano come un marziano e dici: sì, Zanardi, te mi parli di passione, di curiosità, ma noi siamo qua a studiare la matematica, la letteratura. E dico: ragazzi, avete ragione, ma secondo me è comunque possibile appassionarsi anche a ciò che dobbiamo fare, non soltanto, come posso dire, sognare di avere il privilegio che a me è toccato di poter trasformare le passioni in un mestiere. E lo si può fare magari cercando un punto di contatto. Io ad esempio nella mia riabilitazione, prendendo in mano un ginocchio protesico, ho riconosciuto nella genialità del tecnico che l'aveva progettato dei punti di contatto evidenti con la sospensione di un'auto da corsa, e da lì si è acceso qualche cosina che mi ha portato a dialogare col tecnico ortopedico, col fisioterapista, così come facevo col mio ingegnere nella mia squadra, il direttore sportivo. Ed è nato un percorso anche bello, molto divertente, dove in quell'anno io ho portato a casa dei ricordi bellissimi, l'anno dedicato alla mia riabilitazione. Per cui quando parlo ai ragazzi dico: ragazzi, provateci, perché magari riuscendo a trovare il punto d'attacco giusto, anche cose che dovete fare possono diventare, oltre che uno strumento fondamentale per il vostro futuro che vi infilate in tasca, anche una cosa molto appassionante e divertente. E se io ci sono riuscito con quello che la vita mi ha imposto, perché oggi, insomma, voler volare, aver perso le gambe è diventata la mia più grande opportunità. Tutte le cose che sto facendo sono connesse alla mia nuova condizione. Quindi se io sono riuscito addirittura a fare una cosa del genere, beh, vuol dire che voi non potete fare